Nella gara inaugurale della categoria allievi, il Fiorentina sorprende l'Orane e incamera i primi punti del torneo. 2-1 il risultato a favore dei gialloblu di Rasso, che la spuntano nel finale sfruttando gli episodi. Gara equilibrata, con le due compagini che soffrono il gran caldo. La partita si disputa dopo pranzo, quando la temperatura al campo Italia di Bose è ancora elevata. Il Fiorentina di Giuseppe Rasso scende in campo con Burruni, Langella, Piu, Manchia, Ghiani, Giovanni, Ninu, Cingotti, De Matis, Gnani, Ividi, Atenza. In panchina, Pinna, Ghiani, Raffaello, Urtis, Deligios, Marroso, Esposito. Loranitore Mattio risponde con Furiolo, Marco Brundi, Campus, Vargiulo, Dossetti, Niccolò, Fabra, Caponiglio, Siri, Sanne, Michele, Fabra. A disposizione, Bussi, Zicchi, Muredi, Pirisi, Cavallo, Tiregga. Partenza sprint dell'Orani che ci prova subito con Siri che si incune in aria dalla sinistra e impegna il portiere. Fiorentina replica con uno scambio in velocità tra Gnani e Atenza. Furiolo salva in tuffo con l'aiuto di Secchi. Ancora Fiorentina in avanti con Idili che prova a sorprendere la difesa oranese. Riccardo Sanna apre gli spazi per Siri che stavolta si inserisce dalla destra, ma una volta entrato in aria indugia nel dribbling e l'azione sfuma. Nella ripresa i gialloblu crescono con il passare dei minuti. La rete del vantaggio nasce da uno spunto sulla destra. Sul cross in aria, Furiolo si è vuoto e Gnani la mette dentro a porta sguarnita. 1-0 partita in salita per l'Orani. La squadra di Mastio continua a soffrire sulla fascia sinistra, altro traversone insidioso su cui Marco Brundo evita il peggio con una chiusura decisiva. I verdiazzurri potrebbero pareggiare poco dopo, ma Riccardo Sanna non è cinico davanti al portiere, che si salva in uscita deviando il tiro. Su una ripartenza Lorani perviene comunque al pareggio con il capitano Michele Fabra, che dopo aver eluso la tattica del fuorigioco si presenta solo davanti a Burruni e lo infila alla posizione di Pilata. 1-1 è partita di nuovo in equilibrio. Idili ha l'occasione per riportare il suo in vantaggio, ma stavolta Furiolo chiude lo specchio. Lorani va vicino al gol. Su passaggio filtrante di Niccolò Fabra, l'assistente dell'arbitro segnala un fuorigioco inesistente, a Sanna che sta per andare a segno. Lorani rischia di capitolare più tardi, sul lancio dalle retrovie. Furiolo si salva ancora. Altra chance per Sanna qualche minuto dopo, su punizione di Piredda, il numero 9 sfiora appena la palla, che finisce sul fondo. Continua l'assalto del Fiorentina che colleziona altre palle nitide per portarsi in vantaggio. Ma in zona gol manca la lucidità necessaria per metterla dentro. Alla fine la rete nasce dall'ennesimo lancio in profondità. Furiolo riesce a respingere la prima conclusione, ma nulla può sul tapin di Idili, che insacca il gol decisivo e viene coinvolto dall'abbraccio dei compagni. La partita finisce qui, per il Fiorentina una vittoria importante, la prima sfida della manifestazione.